perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell'esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del bene, dell'amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore. Basta che ognuno faccia il proprio dovere. Eccoci qui, ben ritrovati per una nuova pillola del Coraggio di ogni giorno. Abbiamo in collegamento oggi da Foggia Michele Vaira, avvocato del Foro di Foggia. Grazie Michele per essere con noi in collegamento. Buonasera, grazie a voi per l'invito. Allora Michele, vorrei toccare con te anche da esperto in qualche modo della materia, soprattutto poi sotto l'aspetto legale, cercando di farlo capire anche ai nostri telespettatori e telespettatrici alcuni punti dolenti che spesso riguardano la lotta al crimine organizzato e alla mafia, soprattutto a livello di ordinamento penitenziario. Ci sono due temi particolarmente caldi che sono stati toccati anche da parte del legislatore e dalla Corte Costituzionale negli ultimi mesi, che sono quelli relativi all'ergastolo ostativo, lo ricordiamo, a quell'ergastolo duro che impedisce poi sconti di pena al condannato, è il cosiddetto carcere duro, il carcere al 41 bis. Se da un lato è vero che chiaramente spesso da queste parti ci sono persone condannate anche con sentenza definitiva per gravi delitti contro la persona, contro lo Stato e così di seguito, da un altro lato è chiaro che ci sono anche delle esigenze di rieducazione del condannato, esigenze riconosciute dalla Costituzione. Qual è secondo te il punto di equilibrio affinché in ogni caso comunque lo Stato possa dare un segnale forte nella lotta alla mafia e alla criminalità organizzata? Il punto di equilibrio ce lo dà la nostra carta fondamentale, ce la dà la Costituzione, nel momento in cui afferma in modo solenne che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato e deve tendere alla risocializzazione e che il tempo che un detenuto passa in carcere debba essere connotato da condizioni di assoluta dignità. Questo è il punto di equilibrio che già conosciamo. Il fatto che nella realtà invece questo punto di equilibrio non è nemmeno lontanamente sfiorato dipende da come i precetti costituzionali vengono messi in pratica dalle leggi ordinarie e dal potere esecutivo che ha diciamo l'onere di rendere vive le previsioni della Costituzione. Oggi siamo molto lontani da quel modello legale di dignità delle condizioni dei detenuti, di finalità rieducativa. Soprattutto per questa categoria di detenuti, che sono quelli al 41 bis, non solo in conseguenza di una sentenza definitiva, ma anche purtroppo in forza di provvedimenti cautelari, questa finalità rieducativa è completamente assente. Ci si trova di fronte a un deserto umano e valoriale che sortisce spesso l'effetto opposto, lasciando purtroppo il detenuto solo a se stesso, senza una prospettiva vera di rientrare a pieno titolo nella società. Michele, qui siamo chiaramente nel caso in cui appunto c'è una condanna definitiva o comunque c'è in qualche modo una condanna. Poi c'è un altro tema, che è tutto quello legato alla prevenzione del fenomeno mafioso, alla prevenzione delle cosiddette infiltrazioni mafiose, che possono essere sia all'interno degli uffici pubblici, all'interno dei consigli comunali, sia all'interno di società private, all'interno dell'economia legale. So che è un tema che tu affronti, soprattutto nelle aule giudiziarie, ed è un tema che ti è anche particolarmente a cuore per come diciamo, lo vivi in modo ecco, appassionato da avvocato all'interno dei tribunali. Ti chiederei, cercando ecco, anche di essere sintetico, perché so che potresti parlare anche per molto tempo su questo tema, si riesce effettivamente a trovare un punto anche qui di equilibrio per cercare comunque di prevenire il fenomeno di infiltrazione mafiosa e criminale,
effettivamente ci sono delle falle al sistema legislativo che eventualmente devono essere, secondo te, colmate? Ci sono delle falle nell'elettorato, caro Felice, e purtroppo su questo è difficile intervenire perché la scelta del personale politico non è certamente dei migliori. Purtroppo il meno imperfetto dei sistemi è la democrazia e purtroppo il voto ce l'hanno tutti, purtroppo per fortuna, da un lato per fortuna, dall'altro purtroppo. Io ritengo che oggi sia davvero difficile in certi contesti estirpare l'influenza mafiosa, ma va anche detto che secondo me c'è una infiltrazione oggi percepita molto più alta di quella reale. E mi riferisco a tutti gli scioglimenti di comuni che secondo me non trovano un solido fondamento e delle buone motivazioni. Molto spesso si tratta di giochi di potere, di pezzi dello Stato che sono orientati dalla politica e che hanno utilizzato l'ampio margine discrezionale delle proprie azioni per sovvertire in alcuni casi la volontà popolare. E ripeto, sia che si tratti di governi di destra o di sinistra, o diciamo, ormai è tutto gender fluid da questo punto di vista, ritengo che non, quegli strumenti che oggi vengono sbandierati quali efficaci mezzi di prevenzione, in realtà sono degli strumenti sanzionatori fini a se stessi e non sono in grado di intercettare quelle che sono alla fine le vere infiltrazioni. Per terminare, Michele, tu sei anche docente di procedura penale di International Criminal Law alla Wisdom University di Tirana in Albania. Quale pensi possa essere la figura che un docente debba dare alle nuove generazioni e poi in modo particolare il modello da dare nel formare quelli che sono i giuristi del domani, soprattutto in quello che è un mondo che deve affrontare le sfide della globalizzazione, le sfide dell'Unione Europea, soprattutto poi a livello di crimine organizzato del crimine transnazionale e così di seguito? Ma bisogna educare e formare tanti tipi di giuristi quanti sono i ruoli. Io penso che solo se ognuno fa la propria parte, se gli inquirenti sanno investigare, non è sufficiente conoscere la legge per essere dei bravi investigatori. Se gli avvocati sanno fare i difensori, cioè alzare l'asticella del diritto e limitare i casi, perché questo è il nostro obiettivo. Noi non dobbiamo salvare gli innocenti e abbandonare i criminali al loro destino, o peggio, viceversa, come qualcuno osa definirci, siamo in un certo senso quasi i collaboratori del crimine. Noi svolgiamo un ruolo di garanzia costituzionale, che la legge sia uguale per tutti, che il diritto di difesa sia effettivo per ciascuno e che ci sia sempre l'osservanza della legge. Non è automatico che un magistrato la rispetti. Spesso la interpreta, qualche volta la viola e c'è chi deve dire il punto di vista di chi quella legge in quel momento la subisce. E poi vanno formati dei magistrati indipendenti, indipendenti rispetto al potere politico, rispetto al potere esecutivo, rispetto al potere giudiziario di chi indaga. E anche questo non è automatico perché lo status di magistrato, che è secondo la Costituzione indipendente, non è garanzia di indipendenza, è solo una delle condizioni. L'altra è invece una questione culturale, la cultura del rispetto del ruolo, che fa sì che chi indaghi non venga visto quale salvatore del mondo, come il difensore non venga visto quale il compagno dei criminali, così come il giudice non venga visto come quello che deve salvaguardare la popolazione. Il giudice deve applicare la legalità secondo giustizia, diciamo uno dei pilastri del giuspositivismo moderno, ed è quello che noi ci sforziamo di aiutare a fare con la nostra attività. E sono figure diverse e tutte vanno educate nel senso di consapevolezza del proprio ruolo e di specializzazione del proprio ruolo. Poi vi è un'altra categoria di giuristi che sono i giuristi prestati alla pubblica amministrazione, che hanno un compito ancora più arduo perché devono
costantemente conoscere, aggiornarsi, interpretare le norme, molte delle quali ridondanti, che devono avere il coraggio di assumersi le proprie responsabilità in una pubblica amministrazione dove oggi una firma pesa tonnellate, per tutta una serie di motivi, per lo spauracchio delle procure, per la spada di Damocle della Corte dei Conti, per le pressioni politiche e, diciamo, della popolazione amministrata. Grazie Michele per essere stato con noi, grazie all'avvocato Michele Vaira per questa sua preziosa testimonianza. Grazie a voi, è sempre un piacere. E vi diamo appuntamento alla prossima puntata delle pillole del coraggio di ogni giorno. Credo ancora profondamente nel lavoro che faccio. So che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuare a fare senza lasciarci condizionare.